stato riportato oggi era no, la riunione di ieri su San Martino, ovviamente, dove per la prima volta si sono seduti a un tavolo e spero che sia il comune a guidare questo tavolo, e questa è una cosa. Però necessariamente, come diceva adesso Bollino, ovviamente loro che sono quelli più in ritardo, ma forse neanche per colpa loro, devono gestire questo trasferimento. La parte privata invece, quella che parliamo in capo infrastruttura lombarda, così la situazione, questa mi sembra più complessa e più delicata da gestire. Nel senso che ho l'impressione che quelle previsioni iniziali non siano più appetibili al mercato, insomma, parliamo di più di 200.000 metri cubi, mi sembra che il mercato li riceva favorevolmente. Quindi va rivista, vanno riviste le destinazioni. Ma credo che d'accordo in tutti insieme bisognerebbe vederle. Io poi ho sempre l'ambizione di riaprire e piazzare Camerlata sulla parte che va verso Giglassi, perché questo darebbe un po' un senso anche a una piazza che adesso è davvero è solo uno snodo viabilistico. Certo. Ma con la regione c'è già, ci sono incontri in programma? No, non ancora. Però. Con infrastrutture, diciamo. Sì, no. Si augura che ci sia. Noi quello che dobbiamo fare, noi l'abbiamo fatto, abbiamo inserito in PDP la previsione, accordo 2003, integrazione 2019, tutto pronto. No, secondo me no, rischio di chiusa non c'è. Però il problema è che mentre sulla cosa gli operatori eravamo noi, qui sugli operatori non siamo noi, quindi sono loro che devono decidere. È chiaro però che l'amministrazione, io ho rivendicato qua il ruolo, è lei che deve guidare la trasformazione dell'area. E questo senza la prevalenza di interessi che siano pubblici o privati nell'interesse della città. Questo è ovvio. Ma la situazione della regione attuale, diciamo così, un po' particolare, influisce? Sì, perché non sono scelte da poco. Come abbiamo detto questa mattina, con l'azienda sanitaria locale e con l'azienda ospedaliera abbiamo preparato il progetto per strutturare il monoblocco con tutte attività sanitarie di tipo chiaro legate all'azienda sanitaria e legate all'azienda ospedaliera. I progetti ci sono, chiaramente c'è un finanziamento di ristrutturazione, questo lo stiamo discutendo con la regione, ma come dicevo oggi non dimentichiamoci che sono bloccati anche i fondi edilizia sanitaria a livello nazionale, quindi questo diciamo ci penalizza un attimo in questo momento. Però come dicevo anche qua, il fervore che c'è nella città di Como di ricreare, di riutilizzare spazi già preesistenti di attività pubblica ha fatto sì che tutti gli attori lavorassero insieme per riportare quello che era il vecchio ospedale, un'attività pubblica sul territorio. Quindi aspettiamo adesso fondamentalmente un ok sui finanziamenti. Ecco, ma di questi finanziamenti cosa si sa? Si sa a quanto ammontano, si sa... No, questo noi abbiamo fatto i progetti, ci sono i progetti e poi sarà la regione che ci dirà in quali termini dovremo stare. Come sempre, dicevo questa mattina, abbiamo avuto gli stanziamenti per il nuovo CERT di 1 milione di euro del decreto. A questo punto abbiamo già il progetto del decreto, stiamo lavorando con il sindaco di Como proprio per un'area adatta a fare un nuovo CERT per la provincia. E anche per quanto riguarda la ristrutturazione degli spazi legati all'azienda sanitaria locale, per il monoblocco aspettiamo i fondi necessari per poi cominciare. Il caos in regione determinerà ritardi ulteriori? Ci saranno problemi in questo senso? Ma io non penso, è una questione, come dicevo, che in un anno e mezzo io e il dottor Onofri siamo riusciti a riorganizzare, riprogettare qualcosa che era stato il vecchio ospedale, quindi ridare luce in un'area diversa all'attività del monoblocco. Penso che adesso nei tempi tecnici arriveranno una soluzione di tipo finanziario, economico. Un'ipotesi di questi tempi? Questo non glielo so dire sinceramente, sono a livello regionale che dovranno discutere. Il nuovo CERT non si sa dove sorgerà. Allora, il nuovo CERT in collaborazione proprio con Lucini, perché dicevo lavoriamo anche se non ci facciamo vedere dal punto di vista pubblico, ci siamo visti e l'area dove era stato predisposto in via Stazzi oggi c'è una piattaforma ecologica perché ci sono dei lavori con la Pedemontana. Quindi disponibile il sindaco e gli assessori, ci stanno cercando un'altra area, adesso non mi ricordo sinceramente qual è, però è sulla zona, sul percorso dell'autostrada, in uscita dall'autostrada Milano Sud, potrebbe essere un'area dove ci può stare un CERT, come dicevo, deve essere un'area adatta perché il CERT non sono più solo persone drogate, ma c'è anche il problema dell'alcolologia, il problema del vizio al gioco. Quindi rifare proprio questo, un CERT nuovo per Como ma anche per la provincia di Como, che sposteremo anche il CERT
di erba, che dove siamo in affitto, tra l'altro ci costa, siamo in un momento di spending review, quindi questa è una delle cose che ci chiede anche il governo a livello nazionale. Quindi siamo in una fase di individuazione dell'area. Esatto, col sindaco Lucini, anche lui giustamente qua da poco, quindi dobbiamo rivedere, era partita con la vecchia amministrazione e stiamo partendo con la nuova. Non ci sono altri spostamenti in vista? No, spostamenti l'ho detto, sono tutte manovre in economia, quindi queste manovre in economia sono legate al progetto che c'è stato anche ieri, alla riunione che c'è stata ieri proprio sul San Martino, quindi noi cerchiamo di spostare tutto e liberare San Martino per la progettualità cittadina, che è quello di ridare vita a San Martino con il progetto universitario del Politecnico e anche con le strutture legate agli studenti che dovranno abitarci. Quindi quando verrà liberato l'area di San Martino? Questa è una bella domanda, l'area del San Martino viene liberata nel momento in cui ci sposteremo chiaramente nel monoblocco, però alcune parti come l'impiantistica e alcuni dipartimenti nostri cerchiamo di liberarli portandoli adesso in via Pessina, che comunque è un'area di nostra proprietà dove il riscaldamento funziona, e quindi direi che sempre in un'ottica di scala di risparmio li spostiamo per cominciare a spostare e dare spazio all'azienda Sant'Anna che ha chiesto proprio spazi a noi nella struttura del San Martino. Quindi continuiamo a lavorare in collaborazione tra azienda ospedaliera e Sant'Anna sempre in un'ottica di risparmio e miglioramento dei servizi al cittadino, che è quello che prima l'azienda sanitaria locale.